Questo è l'ultimo incontro degli incontri che l'Istituto ha promosso in questa prima parte dell'anno, e la ragione evidente dalla calura. Riprenderemo in settembre con altri appuntamenti, a cui naturalmente sarete tutti invitati, anche perché faremo il programma appena possibile. L'ultimo incontro è di questa prima parte, dedicato alla lettura in Italia. Ora, perché parliamo di questa cosa come istituto? Perché come istituto ci stiamo ragionando, visto che sia nelle attività che svolgiamo, soprattutto attraverso la pianificazione, sia il sistema complessivo delle biblioteche emiliano-romagnole, ma anche la regione in alcuni interventi svolgono attività molto connesse alla lettura, soprattutto attività di promozione. Noi anche con il nostro direttore ci stiamo riflettendo perché? Perché questi interventi, che sono magari tanti, visti anche gli indici di lettura della nostra regione, che ricordo secondo l'ultimo dato Istat risalente al 2017, ci dicono che il 48, qualcosa per cento legge almeno un libro. 48, ce lo dice l'Istat? 40. Allora, questo è molto bello, sulle statistiche in Italia noi apriremo. Sono dati comunque, come vedete, insoddisfacenti, pur in una realtà dove si fanno tante iniziative. Quindi l'idea di riflettersi anche per dare un'organicità, una sistematicità agli interventi, chiamando proprio il sistema degli istituti oralmente a riflettere su questa linea di azione, che è fondamentale, è uno dei temi caldi. L'altro pretesto per fare questa iniziativa è una proposta di legge sul libro, una lettura, una delle tante che è stata e passata anche nell'esame del coordinamento delle regioni, che riguarda appunto alcuni, il tema di cui ci vogliamo occupare, e anche alcuni degli attori qui rappresentati, ad esempio il Centro per il Libro e la Lettura. Io mi fermo qui, questo è il senso della cosa, quindi è, diciamo, l'inizio per noi di una riflessione che vuole poi produrre degli interventi nel nostro sistema, naturalmente volti a migliorare o allargare la base dei lettori. Non è presente tra i nostri ospiti Romano Montoni, che è presidente del Centro per il Libro, oltre a essere a Bologna un monumento, ma per chi è stato studente a Bologna, almeno a partire dagli anni Ottanta, Montoni era la libreria Feltrinelli vicino a Porta Ravignana, quindi era un'istituzione. Non è presente perché è impegnato nella sua attività in una è però presente la direttrice del Centro per il Libro. Però per la presentazione dei nostri ospiti e per iniziare questa tavola rotonda, io passo la parola a Daniele Donati, che tutti conoscete, è il presidente, sì, non essere così, cioè, è il presidente dell'Istituzione Biblioteche di Bologna, e a lui il compito di coordinare questa tavola. Grazie. Grazie Claudio, grazie. Allora, buonasera, buon pomeriggio. Direi che tutto sommato la temperatura non è neanche male, perché no, all'assenza di aria frizzante, diciamo, anche sopravvivere. Allora, io vi ringrazio di avermi invitato, io faccio semplicemente il bravo presentatore, come si usa dire, e quindi non molto di più. Però, così per dare anche a voi la scaletta della giornata, io avevo pensato ai nostri ospiti di organizzarci così, io dirò davvero due parole di apertura, e poi chiederei a ciascuno dei nostri quattro ospiti, tutti prestigiosi e anche tutti
tempi versati su aspetti differenti del mondo, della filiera, del libro, dell'editoria periodica, eccetera, di insomma, sostanzialmente fare il loro commento, ma non so, a me l'immagine che viene comunque è quella di esperti al capezzale di un malato, no? Cioè, la cui diagnosi in questo report è tutto chiaro, la patologia la sappiamo, sono anni che ce la trasciniamo, sono anni che non cambiano queste cose. Quindi, due parole mie, che sono poi già queste, sostanzialmente, sono qualche altra aggiunta, e direi un quarto d'ora per uno ai nostri ospiti, l'ascolto delle vostre domande e poi magari un altro 10 minuti per uno, anche come dire, magari in versione inversa. Scolasticamente seguiamo un ordine alfabetico, sia il miglior, come dire, equilibrio fra tutti, e poi già la logica del bibliotecario, anche se la logica del bibliotecario dirà tanto, non so, senza vantarà, e questa quindi è un po' la nostra organizzazione della giornata. Dicevo, siamo al capezzale di un malato, io non vi ridò i numeri, o se volete il report drammatico di questa situazione. Situazione che ora è più drammatica perché, come dire, alla mappa della povertà della lettura coincidono una serie di mappe di altre povertà, una per tutte, che veramente si tende a dimenticare, la povertà materiale, cioè l'accesso, la poca familiarità con il libro, con la conoscenza e con le vie che proprio la conoscenza è, diciamo, non sappiamo tutti, praticamente quella mappa coincide con la mappa della povertà materiale in Italia. Sono professore di diritto dell'informazione, dei media, dello spettacolo, della stampa, lasciate che dica due parole, questo è uno degli ambiti culturali, quasi tutto l'ambito culturale è vittima di scempi legislativi, In questo caso noi siamo davanti invece a un abbandono, qui c'è stata una diserzione più che un errore, nel senso che un intervento legislativo vero e proprio sul mercato dell'editoria nel suo complesso, questo è molto importante, si dedica sempre, si prende sempre dal profilo della produzione, dal profilo della vendita, ad esempio la distribuzione in quasi ogni settore è un ambito, lasciamo andare, non curato particolarmente, penso anche ai quotidiani, penso anche alla cinematografia. Insomma, un intervento organico sull'editoria non periodica in Italia, francamente, fatto con un malato di queste proporzioni, non l'abbiamo mai visto. Questo è un problema serio. Quindi, come dire, intanto io mi porrei la domanda di una, come dire, di che cosa si può fare, quali sono le cure per questo malato, anche a partire dal fatto che una legge c'è, è una legge che continua a essere, c'è, è in sovrappa di lancio, devo dire forse per una delle tante volte, ma insomma questa volta sembra sempre più avvicinarsi questo appuntamento, viene cambiata questa legge, viene alterata, e vedremo con che mani arriva. Uno degli strumenti che sono presenti nella legge è il patto per la lettura, che questa città sta cercando di adottare dopo i fallimenti di altre città importanti del paese, sotto questo profilo, non è facile perché ci si muove inventando uno strumento, pare che questo strumento rimanga, c'è anche da chiedersi se serve o se non siamo, come io un po' a parte anche l'impressione essere sempre noi che parliamo di noi stessi rispetto ai libri che già abbiamo letto, che continuiamo a leggere, e questo non tocca minimamente chi ai libri è disinteressato. Questo è veramente un problema di livello culturale, il che mi porta a un secondo tema, a parte quello dell'intera filiera, produzione, distribuzione e vendita, quindi gli editori, i distributori e le librerie. Il secondo tema è quello della scuola, indubbiamente un problema di relazione fra l'ambito culturale e l'ambito scolastico c'è, lo dico, nel piccolissimo, nell'infimo delle relazioni fra i comparti, ad esempio del comune di Bologna, della città metropolitana di Bologna, curative, che pure collaborano, le 80 biblioteche che abbiamo in questa città metropolitana scambiano i libri fra loro e con l'università e con la regione e con la Fondazione Gramsci. Però resta il fatto che le due politiche non stanno assieme, cioè c'è uno scarto, cioè, poi sono eroi, nel profilo della scuola sono eroi sotto il profilo dell'amministrazione della cultura, delle biblioteche, di cos'è figurato. Però essere eroi e non dirsi quando è il momento di partire, diciamo, di uscire dalla trincea e dare l'attacco, come dire, provoca più morti che successi.
Poi naturalmente mi farete fare un'altra questione, mettere un'altra questione sul tavolo, visto il mio ruolo, cioè qual è e che cosa possono fare davvero le biblioteche pubbliche, e sottolineo pubbliche, perché pubblica è importante. Questo secondo me è il dato più forte che non possiamo portare, perché quando voi cercate un'informazione su Google, come fate 38 volte al giorno in media, voi non avete dei risultati, non avete accesso a informazioni strutturate pubblicamente, ma che vi dà un privato con la sua logica. Allora io chiedo quale invece è la diversa logica che un'istituzione pubblica dedicata alla lettura, e non solo, io preferisco dire l'accesso alla conoscenza, ha una missione, io ce l'ho sempre avuto in mente, quella di non soddisfare il bisogno di nessuno, ma di crescere. A differenza degli ospedali, le biblioteche fanno uscire le persone che stanno peggio di prima, più fame di prima, di tornare a prendere altri libri. Quando si è in ospedale non si spera, vuol dire che il bisogno per cui è entrato si è soddisfatto, non dire di più. Però è una domanda che mi pongo. Noi abbiamo cercato di uscire dalle quattro sale, dalle quattro stanze, dai quattro comuni delle nostre biblioteche, abbiamo cercato di contaminarci con gli altri, lavoriamo insieme ai teatri, lavoriamo insieme alle orchestre, lavoriamo insieme al cinema, lavoriamo insieme alla televisione. Serve qualcosa? Serve qualcosa il fatto che grandi libri sono diventati serie televisive che tutti i ragazzi guardano, ma non aprono mai la prima pagina di un volume, mai. Serve qualcosa? Allora, la situazione è francamente davvero preoccupante e la sapete. Io credo che sia, come dire, oggi sia una splendida occasione per, come dire, discuterne attivamente tra di noi, con l'impegno che noi facciamo qualcosa nei nostri ruoli, e andando al principio dell'alfabetico, il primo che a cui chiedo di intervenire è Maurizio Camerino, che leggo sinteticamente le vostre biografie, non detto non le ho imparate a memoria, mi perdonerete. Dopo una tesi di specializzazione sull'informazione bibliografica internet, lei ha visto se dico giusto, incentrata su una panoramica internazionale dei progetti di digitalizzazione e pubblicazione sul web nel settore delle raccolte, è stato professore dei manoscritti, è stato professore a contratto in principi di bibliografia e biblioteconomia presso la facoltà di beni culturali dell'Università della Tuscia. Dall'89 al 96 è stato direttore della Biblioteca Centrale per i Ragazzi di Roma, dal settembre del 2002 al 2008 ha ricoperto presso il Comune di Roma l'incarico di direttore dell'istituzione Sistema delle Biblioteche e dei Centri Culturali, e continua ad annuire, io sono molto felice. È stato membro fino alla sua fondazione del comitato promotore di Più Libri Più Liberi, cioè quello per la fiera nazionale della piccola e media editoria, manifestazione dedicata, come sapete, insomma, agli editori indipendenti, ha curato il progetto di riqualificazione del centro studio e documentazione del Teatro di Roma e il programma di digitalizzazione dei documenti del centro e l'accesso integrato online, ma poi, diciamo, quello, il titolo forse anche più strillato, è presidente dell'Associazione Forum del Libro, che è un'associazione senza fini di lucro che considera i libri come bene meritorio e si propone di promuovere la lettura individuale, incentivando e dedicando tutte le esperienze che in tal senso possano essere utili a tutti. Vi ringrazio intanto per questa occasione. Io, secondo il copione che mi è stato assegnato, e partirei proprio da un aggiornamento sul discorso della legge sul libro, e un aggiornamento, ma forse già molti insomma sono a conoscenza, comunque siccome è una questione che sta modificandosi praticamente giorno per giorno, io cerco di fare il punto sulla situazione ad oggi, a ieri insomma. Noi come Forum del Libro ci siamo impegnati molto nella scorsa legislatura per far passare comunque un disegno sulla promozione della lettura. Questa cosa non è stata possibile, la legislatura è scaduta e quindi praticamente si è ricominciato da capo. Si è ricominciato da capo quest'anno con la ripresentazione da parte dell'onorevole Piccoli Martelli del PD, sostanzialmente dello stesso testo. Accanto a questo sono stati presentati ben altri 5 testi
da varie forze politiche. E quindi insomma la situazione improvvisamente si è come dire, complicata e agitata. C'era obiettivamente il pericolo che tutto andasse, come al solito, in una grande confusione. E devo dire che l'onorevole Nardelli è stata paziente e anche abile nel ricavare piano piano da queste 6 proposte di legge, che erano abbastanza diverse, alcune con alcune cose anche un po' troppo estreme, comunque diciamo un testo base che in commissione è stato poi emendato e arricchito, ma che in questo momento andrà quindi alla Camera, è stato approvato dalla commissione e andrà alla Camera a firma di non solo della Marina Nardelli, ma appunto un'altra serie di parlamentari di varie forze politiche. Quindi sembrerebbe ci siamo, insomma, ci dovremmo essere. Intanto comunque vale la pena di capire quali sono le novità di questa proposta. In questo momento non ha ancora il numero, ha un numero provvisorio C, Camera 478. E la prima novità importante è che riunifica nello stesso disegno di legge, nella stessa proposta di legge, gli aspetti, come dire, commerciali, no? O comunque gli aspetti della filiera che riguardano di più la filiera del libro, e gli aspetti che riguardano invece la lettura, più specificamente la lettura, la promozione della lettura. Questo, devo dire, in primo tempo anche a me era sembrato un rischio, nel senso che poteva esserci anche un poteva scattare la solita questione, no? di vetri incrociati eccetera, ma invece poi alla fine mi sembra che la cosa si stia avviando nella giusta direzione. Io personalmente non parlerò in particolare degli aspetti che riguardano il libro, anche perché insomma qui al tavolo abbiamo forse qualche esponente un pochino più qualificato sul tema. Così posso dire semplicemente che mi sembra tutto sommato una soluzione, quella per esempio sul prezzo e quella sulla produzione, che erano poi due temi caldi, abbastanza equilibrata. Stiamo parlando di uno sconto del 5% in libreria, di uno sconto del 15% per lo scolastico e di uno sconto non definito, senza però, per le biblioteche, anche se in una prima versione io avevo letto il 20%, adesso ho visto che non c'è nessuno sconto, nessun detto di sconto. Devo dire che comunque l'Associazione Italiana Editori ancora non è perfettamente convinta e allineata su questa misura, su questo è di oggi e di ieri un'intervista appunto di Ricky Levi che lamenta il fatto che questo sconto sia troppo basso e che questo poi provochi una serie di effetti negativi sulla filiera. Però ecco, questo per ora questo è lo schema. C'è invece un intervento importante a favore delle librerie, oltre alla costituzione di un albo delle librerie di qualità, in realtà ci sono due questioni che riguardano da una parte uno sgravio fiscale che viene allargato e dall'altra un allargamento una misura a favore della promozione della lettura e che di cui usufruiranno sicuramente le librerie, che è questa di una card che si affianca, quindi non sostituisce l'app 18 ma si affianca, anzi adesso è diventata nell'ultimissima versione una card cultura, quindi non solo card lettura ma card cultura, che i più criteri adesso è inutile che definiamo, ma insomma è un altro discorso che cerca di
di andare incontro a quella che è evidente come una delle crisi principali del mondo dell'iperdirettuale, cioè quella delle librerie, soprattutto delle piccole librerie o delle librerie indipendenti. Però diciamo che per quanto riguarda gli interventi, per esempio per le librerie di qualità, non si fa differenza tra librerie di catena e librerie indipendenti. C'è un discorso sulla scuola, importante, ma personalmente anche con il forum penso che riteniamo non proprio il massimo, però insomma è una strada che si sta avviando. Perché non è un massimo? Perché vabbè, questo della scuola era stato uno degli ostacoli già l'anno scorso, dagli anni scorsi, ma fondamentalmente il tabù, cioè nominare la parola bibliotecario scolastico, non è stato sfatato nemmeno questa volta. Evidentemente è un tabù tipicamente nostrano, bibliotecario scolastico non si deve nominare. Infatti in questo caso ci sono tutta una serie di misure a favore delle reti di biblioteche scolastiche. Questo è importante perché c'era stato giusto qualche mese fa un'interessante manifestazione appunto promossa anche dall'AIRE sul fatto che di puntare sulla rete delle biblioteche scolastiche. C'è un discorso di polo di biblioteca scolastica all'interno del quale ci dovrebbe essere il personale squalificato, non si dice bene come, però rispetto al quale ci saranno degli investimenti per qualificare questo personale. Insomma, quindi un po' un giro di parole, però d'altra parte sappiamo bene che un po' dal, non solo dal MIUR, da tutto il mondo della scuola, anche dai sindacati del mondo della scuola, c'è sulla costituzione di una figura nuova che si inserisca all'interno di un panorama molto ben dettagliato e molto ben trattato e che rischia quindi in qualche modo di scompaginare una cosa, ci sono state delle grandi opposizioni. Un altro discorso però, e quindi questo secondo me rimane un po' così, un elemento che tutto sommato nel momento in cui si pensava di istituire, cioè di pensare a una legge importante, dovrebbe essere invece più definito. Se non si parla quasi per niente delle biblioteche pubbliche, nel senso che se ne parla soltanto quando vengono richiamate appunto dalle biblioteche scolastiche che dovrebbero lavorare con. Un po' per due ragioni fondamentalmente, che erano le ragioni un po' anche che erano state rilevate nella scorsa legislatura. Da una parte è una legislazione tipicamente decentrata, cioè le biblioteche scolastiche parlano di regioni e comuni, quindi c'è una molta cautela nell'inserirla all'interno di un disegno di legge di questo tipo. Dall'altra devo dire che la stessa AIB negli ultimi tempi ha premuto più per una legge sulle biblioteche che per inserire le biblioteche all'interno di questa legge. Quindi insomma una legge organica sulle biblioteche, perché effettivamente il problema delle biblioteche non è solo quello delle biblioteche pubbliche. E quindi insomma c'è un po' questo elemento ancora un po' di contraddizione. Termino dicendo che viene affrontato, secondo me, o comunque viene declinato per la prima volta uno degli elementi fondamentali che caratterizzano appunto la situazione della lettura, cioè il discorso della povertà educativa e culturale, anche se forse non è che ci sono particolari strumenti per farlo, per affrontare il tema, però insomma sono una serie di appunto, per esempio la carta elettronica viene inserita all'interno delle misure a favore della povertà educativa, c'è
vabbè, poi magari ne parleremo, potrei parlare al secondo giro sull'intervento sulla povertà educativa. Dovrebbe forse avere delle strategie un pochino più mirate, quindi sud da una parte e strategie sulla povertà educativa da un lato, scuola e bibliotecario scolastico e come dire, per esempio digitale scuola non viene assolutamente toccato. Ecco, secondo me sono ancora degli elementi un po' cadetti, però per il resto, come dire, la legge quadro è uno strumento di avanzamento, anche perché è un passo. Io termino, grazie. Beh, insomma, direi che sono elementi importanti, no? Questa assommarsi allo stesso testo legislativo del discorso sulla filiera del libro, che appunto un po' avevo osservato anch'io, e della promozione per l'apertura, come dire, un po' come a dirsi se il problema, la causa, la patologia, l'origine della patologia sta nei lettori o nella forma di appunto proposta del libro, no? Quindi potrebbe essere interessante. Naturalmente ci tocca molto da vicino il discorso sui bibliotecari, sul bibliotecario scolastico, prendo dal bibliotecario scolastico che è, dire, no? Questa eterna chimera che si insegue come qualificazione professionale, eccetera, per dire che ad esempio cercavo di capire, non sappiamo quanto si stanno ancora facendo concorsi sulle figure professionali del bibliotecario in Italia. E questo è un tema robusto, soprattutto quando tutti i sistemi bibliotecari vanno sempre più a ricorrere al personale precario, che precario rimane, così, giusto per mettere il coltello nella piaga, per forza. Poi naturalmente il tema della povertà educativa è quello che sta sullo sfondo. Flavia Cristiano è direttore, come avete sentito, del Centro per il Libro e la Lettura, è nel ruolo dirigenziale del MIBAT e ha un'ampia esperienza in materia di promozione culturale, avendo nel tempo, tra le altre cose, collaborato attivamente all'ideazione e alla realizzazione di numerose rassegne editoriali di importanti mostre librarie, ha coordinato il settore dei comitati nazionali celebrativi e delle edizioni. Ha diretto l'ufficio scambi internazionali, prestato servizio come ispettore centrale presso la direzione generale dei beni librari e gli stati culturali, ha promosso il censimento degli archivi storici delle biblioteche pubbliche statali e il progetto di informatizzazione delle biblioteche della pubblica amministrazione. Ha diretto la biblioteca di storia moderna e contemporanea di Roma, ha avviato diversi progetti di restauro del patrimonio iconografico e librario. Come direttore del Centro per il Libro e la Lettura ha impostato una politica conoscitiva che porta all'analisi dettagliata dei comportamenti di lettura e di acquisto dei libri e alla statistica nazionale sui servizi delle biblioteche di pubblica natura. Ha realizzato un progetto sperimentale in vitro per allargare la base di lettori a partire dall'età prescolare, e ha promosso la campagna nazionale di promozione della lettura e maggio dei libri, la rete di Città del Libro. Ci possiamo prossimo, ma mi sembra che siamo già molto avanti. Grazie. Allora, devo innanzitutto premettere che io sono il direttore e non sono l'unico responsabile delle politiche del Centro per il Libro, e in particolare, avendo citato il progetto in vitro e le rilevazioni statistiche sono state fatte agli inizi dell'attività del centro, il centro è nato in tempi relativamente recenti, nel 2010, e questa attività di monitoraggio puntuale è fatta autonomamente secondo determinate esigenze che noi volevamo andare a definire, come pure il progetto in vitro, sono da attribuire al presidente del centro, perché io devo dire l'allora presidente, e posso dire che se io oggi sono qui è anche perché questo incontro è stato organizzato da Claudio Lombroni, che è stato per noi del Centro del Libro, per me e per il presidente Ferrari, un grande amico. Lui con Giovanna Frigimeli, che io la devo nominare, hanno lavorato con noi per creare il progetto in vitro, che è stata, secondo me, un'esperienza importantissima, fondamentale, che purtroppo è finita con i finanziamenti del progetto, ma che
ha dato alcune indicazioni metodologiche che noi poi abbiamo continuato ad applicare. Il problema della lettura in Italia è un problema dal mio punto di vista, perché ce ne sono mille di problemi storici, problemi culturali, problemi giuridici, tanti tipi. Dal punto di vista di un dirigente della pubblica amministrazione, mettiamoci, è un problema di politiche pubbliche. È un problema di politiche pubbliche che in Italia non si sono fatte, perché purtroppo a livello nazionale, nel momento in cui le competenze di promozione della lettura non erano più in capo all'amministrazione centrale, si sono come perse quelle competenze nazionali. Esisteva una divisione editoria, esisteva una funzione, diciamo così, di promozione della lettura nell'ambito della presidenza del Consiglio, è stata poi trasferita al Ministero dei Beni Culturali, con compiti però di sostanza, è l'ufficio, diciamo, da cui noi ci siamo poi generati, abbiamo attinto il personale, le competenze, e davano sostanzialmente contributi per le riviste di elevato valore culturale, contributi per le traduzioni, contributi, ma non c'era un'attività strategica di promozione della lettura, che secondo me sono di parte, subito, comunque cominciata col Centro per il Libro, ossia l'istituzione di un ufficio nazionale preposto alla promozione della lettura come suo fine principale è il riconoscimento di un'esigenza di politica pubblica. Questo è il valore. Se poi si riesce a fare o non si riesce a fare dipende da molte componenti. Una, i finanziamenti, perché io con il mio attuale presidente Controni, che voi conoscete tutti, praticamente litigo quotidianamente sul problema risorse. Perché lui dice, non abbiamo soldi, dobbiamo farci dare più soldi. E io gli rispondo, noi soldi ce l'abbiamo, perché in questo momento il Centro per il Libro ha un finanziamento, secondo me, sufficiente per impostare le politiche, per avere anche un riconoscimento poi di struttura, perché senza una struttura, senza il personale, senza un'organizzazione e senza un supporto politico, è difficile fare politiche di promozione della lettura. Però visto che sono qui, io vorrei spezzare una lancia per le politiche che abbiamo avviato. Allora, i patti della lettura che avete citato sono nati nell'ambito del progetto del libro. L'idea è stata, devo dire, genialmente ripresa da Stefano Crise, che ha fatto a Milano il patto per la lettura di Milano, fuori dal progetto in vitro e dopo, immediatamente dopo il progetto in vitro. Cosa abbiamo fatto noi nel Centro del Libro? Siccome il patto è uno strumento, diciamo così, di raccordo interistituzionale, e uno dei grandi problemi che noi abbiamo è quello di dividere sempre le competenze, allora, le regioni e lo Stato. Il MIUR e il MIPAC. Perché questo discorso delle biblioteche scolastiche, quando lo vado a fare ai tavoli, mi sento rispondere, ma questo è MIUR? Dico, scusate, questa è promozione della lettura, e non è questione di MIUR o di MIPAC. Qui il punto è che la biblioteca scolastica è, come la biblioteca di pubblica lettura, una componente infrastrutturale determinante per la promozione della lettura. La competenza del MIUR, benissimo. A chi interessa però che ci siano i bibliotecari nelle biblioteche scolastiche? Interessa a noi, secondo me. Qui dovremmo aprire dei tavoli di collaborazione. Però cosa abbiamo fatto? Non voglio arrivare a questo, perché arrivare a far assumere i bibliotecari scolastici è una specie di miracolo, forse 20 anni, non lo so. Però qualcosa abbiamo fatto. Abbiamo potenziato lo strumento patto della lettura e lo abbiamo diffuso attraverso la rete delle città del libro, della città che leggono, anzi non delle città che leggono, le città che del libro era un progetto che non mi attribuisco, quello delle città che leggono non lo attribuisco. Ecco, di tante cose che ha fatto il Centro del Libro io so quel blasone, perché me lo sono seguita da sola, non avendo nessuno che mi ha seguito, e lo considero uno strumento
fatto innovativo e importante, che raccoglie l'eredità positiva del progetto di Torino, ossia il coinvolgimento attivo del territorio attraverso gli enti territoriali, in questo caso i comuni. Noi abbiamo fatto dei bandi, degli avvisi pubblici, posto dei requisiti chiedendo alle città interessate di iscriversi all'albo, chiamiamolo, non è un albo, alla rete delle città che eleggono. Che requisiti chiedevamo? Poi questa parte era presente nella legge, ora è stata cassata. Perché chiedevamo che ci fosse un impegno dell'amministrazione comunale per promuovere politiche della lettura e che queste politiche della lettura venissero declinate attraverso un'infrastruttura reale, biblioteche, librerie, festival, nel caso, iniziative di promozione della lettura, collaborazione tra scuole e biblioteche, patto della lettura. Noi chiedevamo che l'amministrazione comunale, per iscriversi alla rete, si impegnasse a stipulare un patto della lettura. Non ce n'è, ce n'era uno a Milano, gli altri, diciamo così, del progetto di libro. Adesso sono più di 150, devo dire, molto diseguali, ma questo è un problema che secondo me non ci deve né scoraggiare né preoccupare, perché la caratteristica dell'Italia è la disuguaglianza. Se noi pensiamo di applicare in Italia il modello francese o il modello centralista, andiamo incontro a un fallimento. In Italia noi dobbiamo puntare sul rapporto con la base, in questo caso con i comuni, dove valorizziamo soprattutto le biblioteche e le letture. Facciamo le nostre piccole con pochi fondi, ma adesso questi pochi fondi, grazie al fondo per il libro e la lettura istituito dal ministro Franceschini, io qui mi trovo e ringrazio le persone che hanno effettivamente dato, è un fondo di 4 milioni di euro, di cui 1 milione va ai poli bibliotecari scolastici e gli altri vengono gestiti attraverso bandi che noi abbiamo indirizzato su questi progetti nuovi che stiamo facendo. Le città che leggono, qui possiamo finanziare progetti, chiediamo un genere cofinanziamento, ma non dando punteggio in più. Perché? Perché ci deve essere un impegno dell'amministrazione, non è che deve chiedere soltanto soldi, deve anche impegnarsi, e quindi però finanziamo noi il grosso e i finanziamenti sono proporzionali anche alla dimensione del comune, ovviamente. Chiediamo di creare una rete e questa è una delle linee, abbiamo appena fatto il bando sulla città che legge e tante città chiedono di iscriversi adesso, perché adesso ci sono anche le risorse. Il problema più grosso che io ho riscontrato nel creare questa rete è il problema delle librerie, perché diciamo che le biblioteche, anche se poi l'etichetta biblioteca è un po' come si applica, insomma, però diciamo le biblioteche ci sono poi molto tante, le librerie no, le librerie, e né si può promuovere una libreria, perché essendo un'attività commerciale che deve consentire al titolare di vivere, moltissimi comuni non hanno una libreria. Quindi lì abbiamo passato poi le richieste, ci accontentiamo di una rivendita di libri, perché qual è il concetto? Che la lettura si può promuovere, ma poi per coltivarla ci vuole anche il contatto con i libri, quindi con le biblioteche e con le librerie, perché è il contatto poi di vedere i libri, averli nello scenario quotidiano, della quotidianità, che è importante. E quello è il problema. Per città che legge. Poi l'altro, gli altri finanziamenti sono stati dati a programmi di promozione della lettura in età prescolare, continuando il libro in questo senso, perché secondo me ogni attività che si inizia si deve portare avanti e portandolo avanti si arriva poi ad avere i risultati. Se invece, come spesso succede, cambia scenario politico e cambiano anche le politiche e cambiano i progetti, poi non si riesce a ottenere un risultato in un paese che da sempre ha letto. Perché diciamoci pure questo, non è che l'Italia è mai stata un paese di lettori forti.
ha avuto una grossa crescita che ha coinciso con l'alfabetizzazione di massa, ma poi si è divaricato. E il problema della lettura è un problema che oggi noi condividiamo, siamo il fanalino di coda dell'Europa, ma è un problema che condividiamo con tutti i paesi europei, dove però, a differenza di noi, stanno prendendo il fai con risorse importanti e con progetti spesso anche strutturali. Senza arrivare ai 40 milioni utilizzati del centro di Libra, che servono solo per la filiera editoriale, la promozione della lettura anche in Francia ha fatto il Ministero, in Spagna, il modello per noi potrebbe essere la Spagna, secondo me. Però ecco, questo poi entriamo in un altro scenario, il momento, è la legge spagnola, scusatemi, e con pochi articoli chiari, tre frasi, perché da noi c'è il problema di dover dettagliare tutto per paura che qualcuno possa interpretare male, quindi mettono 50 obiettivi, come anche nell'istituzione al centro del libro. Noi dovremmo fare tutto, promuovere la letteratura, promuovere l'editoria, promuovere. È troppo, bisogna dire poche cose chiare. Detto questo, volevo dire un'altra cosa sul programma di casa lettura, che è un altro mio, cioè parlo dei miei, come dire, delle mie creature, che è il programma di sensibilizzazione degli insegnanti attraverso una educazione alla lettura, perché non c'è in Italia un'attenzione all'educazione alla letteratura, cioè alla pratica di lettura, per cui si arriva a insegnare la lettura nella fase di alfabetizzazione. Poi non c'è più cura, io non dico che l'insegnante non fa, lo fa per sua passione, ma non c'è più cura all'aspetto di promozione della lettura. Qui adesso, visto che siamo a Bologna, devo dire che Romano Montroni, la prima iniziativa che invece ha ideato proprio lui è una campagna per le scuole di letture ad alta voce durante una settimana all'anno. Erano prima 3 giorni, poi una settimana, e adesso stiamo strutturando questa iniziativa in rapporto con l'iniziativa dell'AIO, perché loro fanno, io leggo perché, e dobbiamo in qualche modo mettere a sistema invece di metterci poi in contrapposizione. Voglio dire l'ultima cosa, poi penso di aver finito il mio tempo. No, e voglio dire quello che penso della legge, dato che ci lavoro quotidianamente. Penso che una legge anche fatta male, perché questa ci ha parecchi frettucci, spero che poi si correggeranno, però ci sono parecchi problemi, è comunque il riconoscimento di un problema. Io trovo che è comunque importante che tutte le forze, questo per dare una, anche una connotazione positiva, tutte le forze politiche sono d'accordo a fare questa legge. Si sono messi tutti insieme stanno scrivendo, è chiaro che di questo la legge risente, perché ci sono delle disomogeneità, però è anche vero che mettono risorse sulla promozione della lettura. Ora, sul prezzo del libro, io non entro, c'è qui Ferrari, ci dirà lui cosa ne pensa, ma io personalmente sono dell'idea che il prezzo del libro dovrebbe essere fisso, senza sconti, e non credo che questo possa in qualche modo essere un ostacolo alla lettura. Anzi, tutte queste, diciamo così, che la maggior parte dei paesi europei hanno un prezzo fisso. Però questo è un tema su cui ci sta veramente un dibattito della filiera editoriale, della libreria, eccetera. Ma per quanto riguarda invece la promozione della lettura, la legge secondo me ha comunque dei meriti, oltre a quello di darci altre risorse, che scusate, ma è sempre importante. E poi c'è questa carta che loro vogliono fare, su cui ancora non hanno chiarito però i destinatari. Inizialmente a me piaceva molto l'idea delle persone ultra sessantenne, diciamo, un po' perché io sono ultra sessantenne e un po' perché secondo me noi abbiamo poca attenzione nei confronti degli anziani e quindi che invece rappresentano, non rappresentano comunque
rappresentano comunque una fascia importante della popolazione che sta invecchiando, ma soprattutto un momento in cui la lettura viene ripresa e andrebbe sostenuta. Io trovo che tra le cose che il centro del libro dovrebbe fare c'è quella di dare attenzione e spazio anche alla, diciamo, alla lettura in tutto il corso della vita, non fermarsi al percorso scolastico come noi stiamo facendo. E a questo punto passo la parola alla però io non sono un presentatore passivo, per cui tre cose sono le detto. Non sono solo un bravo presentatore. Ma sì, bravo presentatore, però quindi bravo, è cantato bene. Allora, io trovo che le cose più interessanti che sono saltate fuori siano quattro. Uno è il discorso sulle politiche solo via finanziamento o meno, cioè l'idea, devo dire, assolutamente trasversale a tutti i settori culturali, e già questo del parlare di settori culturali è un vizio dell'italiano. Comunque l'intervento su tutti i settori di promozione culturale è sempre fatto attraverso quel concetto, diciamo l'idea del finanziamoli, teniamoli su col denaro, no? Teniamoli vivi artificialmente, teniamoli giusto, serve, per carità, eccetera, eccetera, soprattutto in fase, diciamo, di come dire, un reparto, diciamo, di terapia di emergenza, però io credo che non sia soltanto attraverso l'uso del denaro che siamo politiche culturali, questo sia un punto importante, comunque è venuto fuori straordinariamente importante il discorso della incomunicabilità, MIBA, questa è una cosa. Io che insegno diversi corsi di laurea che dovrebbero formare vari tipi di manager culturali, formo cose sotto l'ombrello di MIUR che il MIBA non conosce e non riconosce. Per cui sono d'accordo di dire, questo è un problema, solo tant'è che c'è un'autoproclamata associazione dei manager culturali d'Italia che si sono chiamati da soli come tali, come se io domani mi autoproclamassi chef, diciamo in qualche modo mi proponessi nel migliore ristorante italiano, questa è la stessa logica, identica, ma queste sono proprio malattie italiane gravi, che ho già detto anche all'inizio. E poi devo dire che trovo sia eccezionale che un dirigente ministeriale applauda alla differenziazione a livello locale di parte per non è così comune che il ministero applauda la differenziazione del locale. Qui faccio un amministrativista puro, non è assolutamente normale, come dire, comune, consueto, ed è un grande segno di maturità e di intelligenza il fatto di governare con pochi punti forti al centro e un amplissimo, lunghissimo guinzaglio in periferia. Questo trovo che sia, uso la parola guinzaglio non a caso, perché questo è davvero il motivo per l'applauso più importante. Allora, passiamo a Gianarturo Ferrari, che si forma a Pavia, dove poi è anche professore di storia del pensiero scientifico, poi però intraprende un percorso editoriale, prima alla Mondadori con Edgardo Macorini, poi per un decennio come collaboratore di Paolo Borighieri, editore della saggistica Mondadori nell'84, direttore dei libri Rizzoni nell'86, rientra in Mondadori nell'88, nell'89 sceglie l'editoria libraria, lasciando, diciamo, definitivamente il percorso universitario. Direttore dei libri Mondadori nei primi 90, è stato dal 97 al 2009 direttore generale della divisione dei libri Mondadori, che comprende oltre che a Mondadori, come sappiamo, Einaudi, Eletta, Sperling e Cooper, Edmond e poi anche PM. Dal 2010 al 2014 presieduto il centro per il libro e la lettura presso il Ministero dei Culturali, questo centro che, come dire, sta un po' sullo sfondo di molti dei nostri interventi fin qua. Dal 2012 editorialista del Corriere della Sera, è stato vicepresidente di Mondadori Libri e poi presidente di Rizzoli Libri, è presidente tuttora della Fondazione Collegio Ghisleri di Pavia, dove leggo si è formato ed è stato allievo. Grazie. Grazie, buonasera. Ma dunque, io ho passato gran parte, tutta la mia vita dentro i libri, nel senso anni. E alla fine di questa, alla fine della vita, non sono d'accordo, alla fine del mio periodo di librario attivo ho fatto per 5 anni presidente del centro per il libro, avendo la fortuna di avere come direttore generale Fabio che fa. Questa è stata la mia prima esperienza con il pubblico, con la dimensione del pubblico. Ed è, devo dire, è stata un'esperienza per me molto, molto interessante. Nel
senso che ho trovato da una parte delle cose molto oltre quelle che si dicono nelle barzellette, molto oltre. Adesso potrei farvi una casistica che lo Flavio conosce benissimo, ma insomma abbastanza cinematografica la cosa. E dall'altra parte viceversa qui delle persone di grandissima qualità, competenza, livello, Flavio ovviamente prima di tutto, ma veramente. Io ho abbandonato questa cosa nel 15 e sono tornato appunto con il consulente, il vicepresidente di Mondadori, adesso ho lasciato tutto questo e continuerò tanti libri finché non trovo. Però devo dire che su questi temi di cui parliamo oggi, negli anni da che io ho lasciato il centro del libro, ho maturato una visione, ma proprio una considerazione, un modo di vedere le cose più distaccato. Ovviamente quando uno è lì e le cose deve fare, le vede da di dentro, da vicino, quando poi viceversa esce e vede le cose un po' più alla lontana e vede forse anche meglio alcune configurazioni generali. Io non ho elaborato in questi anni un nuovo sistema di pensiero sui temi di cui stiamo parlando oggi, sono le letture, però vorrei sottoporvi tre considerazioni che sono slegate tra voi, non sono parte di un ragionamento, sono viceversa tre cose che stanno tra i fatti, le evidenze e le riflessioni su questi medesimi fatti. Non sono cose così specifiche come quelle degli amici che qua mi hanno preceduto, però sono queste uniche che io credo sia utile, se non necessario, affrontare. La prima riguarda il discorso che ha accennato Claudio alla fine sulla situazione della lettura nel nostro paese. Io ho cercato, insieme con Flavio, per anni abbiamo cercato di dare una visione obiettiva, numerica, precisa di come andavano le cose da questo punto di vista. Io continuo a ritenere che questa è una cosa da fare. Cioè, la prima cosa che un paese serio fa è misurare, esattamente come fa ognuno di noi nelle pratiche mediche. Tutti ci misuriamo la pressione, tutti facciamo l'analisi del sangue, vediamo quant'è la glicemia, quant'è il colesterolo. Allo stesso modo bisogna fare regolarmente gli esami su come stanno queste cose. Io auspico che questa pratica venga ripresa e che il paese, lo Stato, fornisca in maniera sistematica un report sullo stato della lettura all'interno del paese. Detto questo, e quindi dopo aver spezzato una lancia a favore della precisione massima dello 0, e via dicendo, tuttavia negli anni di mia riflessione ho maturato una convinzione che ora vi espongo. Il problema della lettura in Italia non c'è, non esiste, semplicemente perché non esiste l'Italia dal punto di vista della lettura di libri. Esistono due Italie completamente divise e distinte, completamente. Una è l'Italia del Nord, la quale, se andate a vedere i dati e le misurazioni dei fatti, non le teorie, è esattamente uguale al resto dell'Europa centrale. Milano è uguale a Monaco di Baviera, non è diversa di zero, niente, è identica. Torino è uguale a Lione. L'Italia del Nord fa parte a tutti gli effetti dell'Europa centrale, dal punto di vista della lettura. Lettura. L'Italia meridionale fa parte dell'Europa mediterranea, che è un'altra cosa. Da questo punto di vista ha indici identici a quelli della Grecia, di Cipro, di Malta e della Spagna meridionale, Andalusia, Mancia e Estremadura. Uguale. Allora, è inutile che ci trastulliamo con il problema della promozione della lettura in Italia. Dobbiamo dirci una volta per tutte che abbiamo due alternative. Primo, molliamo il sud. Cioè, diciamo, non ce ne frega niente. È già abbastanza perso, eh?
cioè, voglio dire, non è che è uno sforzo, è abbastanza perduto alla causa della lettura di libri. Però dobbiamo dirci che è inutile spendere soldi, occuparsi di vestire le preghiere. Destiniamo le nostre risorse al Nord. Il Nord ha una base fertilissima. Quando noi abbiamo fatto, diceva prima Flavia, in vitro, la provincia di Ravenna, che era allora guidata e presieduta dal qui presente carissimo amico Claudio Lombroni, noi abbiamo visto, ma toccando col dito, andando a vedere dentro, c'è un quadro meraviglioso di Caravaggio, custodito a Potsdam, accanto a Berlino, che si chiama L'incredulità di San Tommaso. E c'è San Tommaso che va lì con un dito, e c'è Gesù Cristo che tira su la piaga, il lembo di pelle del colpo di lancia che ha preso, e lui, e poi vedere che cosa c'è. Questo deve essere il nostro atteggiamento. Però o il Sud lo lasciamo andare alla deriva, al suo destino, che è un'ipotesi, oppure un'altra ipotesi, noi dobbiamo dedicare tutte le risorse solo al Sud. È perfettamente inutile spendere soldi in Lombardia, in Emilia, perfettamente inutile, non serve a niente per un paese come il nostro, conciato come siamo conciati noi. E lì va fatta una cosa nazionale, di grande respiro, di grande forza, di grande peso, per risolvere questa che è una vergogna nazionale. Un pezzo consistentissimo del nostro paese non è in condizioni civili dal punto di vista della lettura. Qui non è la questione, con tutto il rispetto per gli amici qui che si passano la vita a vedere il disegno di legge, la cosa, il MIUR, il MIBAC, va bene tutto, per non dire poi le cose concrete sono fatte così, no? Però guardiamo la cosa davvero abbiamo di fronte. Se no, vediamo i peli del cane, ma non vediamo il cane. Vediamo i fili d'erba, ma non vediamo il prato. Gli alberi, non vediamo il bosco. Vediamo il bosco. Affrontiamo questo problema qua. Questo è il problema principale. Seconda considerazione. La lettura dei libri è un problema culturale. Essendo un problema culturale, io credo che abbia una spiegazione, un'analisi culturale. Cioè, non credo che si risolva né in statistiche né in numeri, ma bisogna comprendere perché l'Italia è giunta a questa situazione che abbiamo appena finito di descrivere. Allora, anche qua dobbiamo dirci alcune verità sgradevoli anche. No, dobbiamo effettivamente dirci. La ragione fondamentale, le ragioni fondamentali di questo stato di cose sono due. Una è stata la controriforma. Dobbiamo dircelo con tranquillità. Nell'indice del 1567 la versione in volgare italiano della Bibbia era messa all'indice. Chi veniva sorpreso a possedere una copia della Bibbia in volgare italiano veniva denunciato al Tribunale della Santa Inquisizione e rischiava di finire fritto. Questa è la verità. L'Italia era nel XV secolo il paese più colto d'Europa. C'erano le prime biblioteche pubbliche, a proposito di biblioteche, le prime biblioteche aperte al pubblico nel XV secolo, 1400 e oltre. Tutto ciò è cessato dopo questa cortina di gelo che è calata. La seconda causa fondamentale è stata la tardissima unificazione nazionale. Noi non siamo diventati un paese unitario se non 150 anni fa, abbiamo più recente celebrato e festeggiato. Ma insomma un tratto di tempo molto breve che ha provocato il moltiplicarsi di squilibri al nostro interno. L'idea fondamentale che ha presieduto la lettura controriformistica, qual era? L'idea di fondo era che i libri li doveva leggere il clero, mentre i fedeli non dovevano leggere.
perché c'era il clero che mi spiegava. Questo è la sintesi, se volete, rozza, ma però molto sintetica. Dall'unità in avanti lo Stato liberale non ha fatto una politica culturale in Italia. L'unico che ha fatto una politica culturale in Italia vera è stato il Partito Comunista Italiano nel secondo dopoguerra. Questa è la verità. E il Partito Comunista Italiano, ispirato da Antonio Gramsci, quello che Antonio Gramsci ha scritto sui libri, testi per far vedere, ha deciso di sostituirsi alla Chiesa Cattolica. Questo è quello che ha fatto. Ma non è che l'ha fatto così, l'ha fatto perché stava scritto così. L'intellettualità italiana si è formata in questo modo. Noi che siamo qua dentro siamo il clero. A quale dei libri in Italia? Noi tutti. Questa è la realtà dei fatti. Non possiamo pensare che la lettura si diffonda finché è amministrata da un clero. Non si diffonderà, perché gli altri, quelli che dovrebbero essere i fedeli, fanno i fedeli finché gli vanno a fare i fedeli. Poi quando non va più si fa i fedeli, vanno a fare altro come fanno altro. Ed è ben noto. Questo snodo è fondamentale per la politica culturale del nostro paese. A questo è legato naturalmente, sono legate naturalmente tutta una serie di altri aspetti. Nei paesi in cui non esisteva questa storia e questo vincolo, la lettura perché è cresciuta? È cresciuta perché non c'era niente di male a leggere e ognuno era libero di leggere quello che voleva. Quando l'editoria libraria ha avuto il suo vero cambiamento, che non è stato Gutenberg, mi spiace per Francesco Bacone, ma è stata, e sosteneva invece anche un altro tentativo, ma è stata l'editoria industriale che è nata alla metà dell'Ottocento, quello che ha provocato il cambiamento fondamentale è stato il nuovo pubblico urbano, che era fatto da una parte dei figli della rivoluzione industriale, che non potevano più guadagnarsi da vivere erogando fatica, come avevano fatto i contadini fino a quel punto lì della storia, ma dovevano sapere delle cose e dovevano leggere i libri per saperle. E soprattutto, visto che il pubblico che abbiamo qua è la verità, dal pubblico femminile sono state le donne che hanno cambiato la fisionomia della lettura in tutto il mondo occidentale. Perché le donne volevano leggere romanzi d'amore, punto. Non è che volevano leggere severi manuali su, volevano leggere storie d'amore e ne volevano leggere tante. Questo è, e questo ha fatto nascere la editoria industriale. Nei paesi molto più avanzati del nostro, in Gran Bretagna, in Francia, in Germania, noi siamo arrivati dopo il ritardo. Noi abbiamo bisogno di rimodellare una politica culturale in cui il vecchio modello clericale, che è stato quello della Chiesa Cattolica prima e della politica culturale del Partito Comunista Italiano poi, viene modificato. Perché quello che si poteva ottenere per quelle vie lì è stato ottenuto. Non si allargherà mai più. I vostri figli non vi daranno mai retta finché vivremo in un mondo culturalmente strutturato in questo modo. Terzo. E ora, ma sì, ma io sono rapido e veloce. Il mondo è cambiato. Il mondo dei libri è cambiato. Totalmente cambiato. Le ultime statistiche, le ultime intendo dire della settimana scorsa, dicono che il mercato dei libri in Italia, la settimana scorsa, il cumulato del mercato dall'inizio di gennaio ad oggi è cresciuto del 4,2%. Qui, il mercato dei libri cresce, amici carissimi, non è affatto vero che cala, è il contrario, cresce. Mentre il mercato dei libri cresce, un quarto di questo mercato oggi è occupato da mezzi elettronici. Un quarto, tra vendite online e libri in formato digitale scaricati in quanto tale, un quarto del mercato, ed è in continua crescita. Il risultato di tutto ciò è che aumenta il numero
dei titoli degli items letti, cioè la gente legge molto, molto una maggiore varietà e le vendite dei singoli titoli calano. Non ci sono più i bestselleroni, i libroni, perché questo? Perché il modo di comprare è molto su una raggiera molto più vasta, molto più ampia. La gente vuole fare quello che vuole, di ciò dobbiamo renderci conto, e lo sta facendo, e il mercato come si viene configurando oggi gli consente di farlo. Soltanto nei 3 minuti? Sì. Insomma, anche qui faccio qualche sottolineatura. Intanto avete visto che ci siamo commossi, eccetera, perché proprio rispetto a quello che sentivano dire del senatore Ferrari avevo un'immagine abbastanza precisa che confermava fortemente le sue parole sulla sottolineatura nord-sud, che vi sottolineo da PCI non è solo sulla vendita di libri, è sulla vendita di qualunque cosa vada sotto etichetta PCI, del teatro, del cinema, eccetera, eccetera. Cioè questa differenziazione c'è sempre, quindi è molto importante, è molto vero, e ribadisce quello che si diceva prima, cioè l'importanza di politiche differenziate. Naturalmente non posso non essere d'accordo sulla sua prima sottolineatura sull'importanza delle analisi, l'importanza di disporre di informazioni, di informarci e tenerci informati, monitorati sulla situazione. Direi che sulle cose diciamo con cui ha soprattutto messo l'accento, concluso, eccetera, cioè il fatto dell'assenza di una politica culturale, certo che è vero, certo che prima aveva fatta, diciamo, in qualche modo il regime fascista, poi ci sono state, diciamo, altre forze che hanno preso diciamo, l'intento di invece provare a condurre una politica culturale. A me, come dice Bocchio, parlare di politica culturale fa sempre un po' accaparrare la pelle, preferisco parlare di politiche per la cultura, perché la politica culturale mi sa un po' di, come dire, di regime. Però è anche vero che l'accenno che ha fatto sul mercato è importante, perché se non lo fanno le istituzioni pubbliche, che non devono sempre farlo, la cultura non è un fenomeno che nasce nella pancia e nel braccio delle istituzioni pubbliche, nasce là fuori, grazie a Dio. E allora, come dire, laddove non ci sia bisogno o attenzione alle istituzioni pubbliche, non c'è da fare, come ci ricordava, è il mercato che fa in qualche modo la vera politica culturale, e laddove non c'è un approccio definito delle istituzioni pubbliche sul sogno e la letteratura popolare, anche questo sarebbe un tema. Comunque, invece, dopo questa sottolineatura che mi sono arrogato, diciamo, do la parola a Giovanni Solimine, che è professore ordinario di biblioteconomia e di libro e editoria e lettura presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, dove è anche direttore del Dipartimento di Lettere e Culture Moderne. E anche qui ci siamo. Posso riassumere il fatto che c'è stata un'ampia carriera all'interno dell'Università La Sapienza, è stato relatore in molti convegni, Italia all'estero, Argentina, Brasile, Francia, Germania, Gran Bretagna, Perù, Repubblica Ceca, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, adesso c'è un uomo che ha girato anche, come vedete. Dal 2017 è presidente della Fondazione Maria e Goffredo Bellocci, che, come sapete, si occupa della promozione della lettura e organizza il premio Strega. Su designazione del ministro ha presieduto il gruppo di coordinamento del piano nazionale per la promozione della lettura e ha fatto parte del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici. Su designazione del CUN rappresenta il ministro dell'Università e della Ricerca nel Comitato Nazionale di Coordinamento SBN, che opera presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Ci abbiamo preso 15 minuti. Sì, ci abbiamo preso una cosa soltanto. Dal Consiglio Superiore dei Beni Culturali mi sono dimesso in dissenso proprio per come venivano fatte o non fatte certe procedure tra le ministeri, giustamente, non per il dato biografico, ma per tornare alle cose di cui stiamo discutendo. Devo dire che io condivido molte delle analisi storiche, sociologiche ed economiche proposte da Gianni Ferrari, e su alcune di queste cose ritornerò. Innanzitutto credo che dobbiamo partire da una considerazione, anzi forse due. Una, che stanno cambiando molte cose
nel mondo della lettura e che probabilmente noi continuiamo invece a fare promozione della lettura senza tenerne conto. Questi cambiamenti che sono avvenuti, che stanno avvenendo, a volte li abbiamo, credo, male interpretati oppure proprio non visti, e questo è uno dei motivi della inefficacia di alcune politiche di promozione. Sulla inefficacia delle politiche di promozione però va detto una cosa, che la lettura, anche qui i dati sono un po' ballerini, però diamo per buono il dato che diceva prima in apertura Claudio Lombroni, 40, con più del 40% degli italiani legge un libro l'anno. Beh, la lettura rimane, e parliamo di lettura di libri, rimane la pratica culturale più diffusa in Italia. Cioè noi siamo bravissimi a darci la croce addosso, a lamentarci, ad assumere quest'aria un po' da sfigati, e però diciamo che le persone che leggono i libri sono più di quelle che vanno al cinema, che vanno al teatro, che vanno ai concerti, eccetera, quindi non è che proprio dobbiamo necessariamente autodefinirci come la Cenerentola del mondo della partecipazione culturale, dei consumi culturali e così. Una delle cose che per esempio anni fa diciamo si è detta, quando intorno al 2009-2010 sono cominciati a calare i dati sulla vendita e sulla lettura dei libri in Italia, abbiamo attribuito quel dato al calo dei consumi che nella crisi economica che appunto da una decina d'anni si è manifestata e che ha riguardato tutti i consumi, l'abbiamo etichettata come un aspetto di questa crisi dei consumi, e quindi anche un po' inconsapevolmente abbiamo ritenuto che quando poi i tempi sarebbero migliorati tutto sarebbe tornato come prima. In effetti non è così, perché la crisi economica nascondeva, a mio avviso, un altro fenomeno, che era il passaggio dalla lettura di libri ad altre forme di lettura che invece facciamo fatica a misurare, ad analizzare e sulle quali forse dovremmo riflettere un po' di più. Una seconda interpretazione, secondo me, diciamo limitata o addirittura sbagliata, è stato quello di ritenere che il libro cartaceo fosse destinato a una morte imminente e che tutto sarebbe passato sul digitale, in pratica che l'ebook avrebbe sostituito il libro di carta. In effetti non è così. Gianni Ferrario ci ha appena detto che tutto compreso il digitale copre circa il 25% diciamo del mercato, e se vediamo compreso sia i canali di vendita quindi che i libri in formato digitale, abbiamo visto anche negli anni scorsi fenomeni interessanti in paesi che prima di noi hanno scoperto i libri elettronici, come gli Stati Uniti, dove il fenomeno sembra essersi afflosciato. Cioè, che cosa avveniva invece, e probabilmente in parte c'è sfuggito, è che per effetto delle trasformazioni nei comportamenti delle persone, indotte queste sì dal fatto di essere perennemente connessi, più che altro a causa della connessione in mobilità e quindi della scomparsa del tempo vuoto e della continua sollecitazione da notifiche,
e altri stimoli che venivano dalla nostra totale immersione nella rete, e che appunto c'è stato un passaggio che riguarda essenzialmente le generazioni più giovani dalla lettura di libri a altre forme di lettura molto più frammentate, perché il libro è un oggetto che richiede i suoi tempi e i suoi spazi, no? In un'epoca in cui tutto diventa più veloce, dobbiamo partire per esempio dalla considerazione che per leggere un libro oggi occorre lo stesso tempo che occorreva 2-3 secoli fa, e questo può sembrare incompatibile con gli stili di vita, le abitudini di vita di alcuni giorni. Quindi innanzitutto io direi, quando parliamo di lettura e proviamo a misurare, analizzare questo fenomeno, teniamo conto di quello che sta accadendo proprio anche delle altre forme di lettura, che ovviamente sono forme di lettura molto diverse, no? Il libro, dicevo, ha i suoi tempi e i suoi spazi, e quindi il libro è essenzialmente uno strumento della complessità, sia il libro di narrativa che il libro di saggistica, il libro di narrativa, perché sviluppa e presenta appunto con i suoi tempi una storia, un'ambientazione, i caratteri di un personaggio, l'evolversi delle vicende che coinvolgono i personaggi, ovviamente anche il libro di saggistica, perché deve fotografare una situazione, riportare i risultati di una ricerca, formulare alcune ipotesi, argomentarle e così via. Questo tipo di complessità che noi attribuiamo di solito al libro, cioè al testo lungo, al testo la cui lettura e il cui studio richiede anche concentrazione, approfondimento, vediamo sempre più difficile realizzarsi invece di fronte appunto a testi frammentati come quelli che utilizziamo in rete, quelle 28 volte che diceva prima il nostro 38 che diceva prima il nostro moderatore. Ecco, ovviamente questo limite che noi, specie quelli più anziani di noi, che tendono normalmente a fare il confronto fra il prima e il dopo, noi lo attribuiamo come se fosse un limite intrinseco, diciamo, del digitale, mentre invece è un limite del modo in cui usiamo il digitale, del fatto che oggi, anche a causa di una disponibilità di banda che non è ancora come dovrebbe essere, siamo costretti ad avere, per esempio, testi brevi, cui siamo costretti a utilizzare, leggere e scrivere testi brevi, perché utilizziamo schermi molto piccoli come quelli di smartphone, eccetera, è una frammentazione dovuta forse anche al fatto che il digitale, il testo in digitale, è ancora un testo molto giovane. E probabilmente una delle cose che per esempio bisognerebbe cominciare a fare, sulle quali bisognerebbe lavorare di più, è ridare complessità anche al digitale. Non è scritto da nessuna parte che i testi in formato digitale non possano avere la stessa complessità che hanno i testi che siamo abituati a trattare in cartaceo. Dopodiché cambia anche proprio la modalità, no? Con cui ci rapportiamo a questi testi. Io da un po' di tempo sono molto affascinato dalla modalità streaming, cioè credo che lì proprio sia forse un fenomeno che dobbiamo cambiare. Cioè ormai noi siamo diventati totalmente insofferenti nei confronti di qualunque palinsesto, di qualunque offerta vogliamo assemblare e costruirci su misura le cose che utilizziamo, sia per lo studio che per l'intrattenimento e così via. Non siamo più tanto interessati ad acquisire, a possedere, ma appunto viviamo in qualche modo in
modalità streaming, e questo sta modificando un po' anche i modelli di business, il tipo di distribuzione, eccetera, quindi credo che anche su questo dovremmo riflettere un po' di più. Dopodiché, per restare un po' di più con i piedi per terra, con i dati ai quali dobbiamo rapportarci, e i dati che ci diceva prima anche Gianni Ferrari, cioè, chiaro che nord e sud in Italia rispetto alla lettura come ad altre cose sono due mondi diversi. Il dato medio in Italia, e qui non voglio ripetere la solita barzelletta diciamo sulla statistica, il dato medio in Italia non corrisponde quasi a nessun caso reale, perché ne abbiamo 20 punti di distacco tra i dati sulla lettura al nord e al sud, con la differenza che diciamo ogni paese ha il suo sud, non è il caso dell'Inghilterra e il suo nord, ma una delle caratteristiche dell'Italia, e quindi perché poi questo pesa molto sul dato medio, è che il nostro sud è più grosso degli altri sud e il nostro sud è più popoloso degli altri sud. E il nostro sud non è 5, 6, 8, 10 punti percentuali indietro rispetto al nord, ma è oltre 20 punti percentuali indietro al nord, e quindi alla fine viene fuori un dato medio che in effetti non corrisponde a nessun dato. Però non è che debba essere per forza così. Rispetto al dilemma che si poneva prima Gianni Ferrari, allora decidiamo di lasciare il sud al suo destino oppure decidiamo di investire tutte le risorse al sud? Beh, io credo che qui viene fuori poi il problema delle politiche culturali, e faccio un esempio. Quando noi facciamo di sotto questa analisi, diciamo nord, in alcuni casi nord-ost, nord-est, nord-ovest, centro-sud, isole, beh, il dato delle isole è un dato che rispetto alla lettura non ha nessun senso, perché la Sicilia è la regione italiana dove regge il 25% degli abitanti, quindi un dato lontanissimo dal dato medio, mentre la Sardegna è una regione dove la percentuale dei lettori è superiore alla media nazionale. Questo dato non si spiega con nessuno degli indicatori che di solito vengono abbinati alla lettura, con i quali viene individuata una correlazione con la lettura. Il livello di istruzione in Sardegna è leggermente più basso di quello della Sicilia, il livello di reddito è leggermente più basso di quello della Sicilia, la dispersione scolastica è peggiore che in Sicilia e così via. L'unica vera differenza tra Sicilia e Sardegna, che probabilmente causa questa differenza, è che la regione Sardegna per 30-40 anni di seguito ha investito massicciamente sul sistema delle biblioteche in quella regione, mentre invece per esempio le biblioteche della Sicilia sono in uno stato di quasi totale abbandono. Io non ho una visione panbibliotecaria del mondo e neanche della lettura, quindi non credo che le biblioteche siano il rimedio di tutti i mali. Dico però, per esempio, che la presenza di un tessuto forte delle biblioteche in Sardegna ha anche consentito, per esempio, un certo tipo di alleanza. La Sardegna, che è un'isola vera, molto più isola di quanto non sia la Sicilia, lì per esempio c'è un'alleanza tra le biblioteche, i librai, le associazioni, il mondo del volontariato che fanno promozione della cultura, per cui per esempio si sono messi d'accordo e quando fanno le manifestazioni culturali condividono i costi, perché far andare un autore in Sardegna a fare una presentazione costa più che farla andare da un'altra parte, e allora una volta che ci va una volta in una libreria, una volta in una biblioteca, una volta a un festival, una volta in un'altra parte, e questa alleanza, ho creato questa associazione Interos che funziona molto bene, riescono a fare le cose. Allora chiudo, perché appunto uno dei due minuti me lo sono già mangiato. Che cosa voglio dire? Voglio dire che
la lettura sta cambiando, stanno cambiando le persone, i comportamenti delle persone, probabilmente dobbiamo cominciare a guardare con occhi diversi anche alle attività di promozione della lettura, cercando di chiederci anche perché facciamo la promozione della lettura, che non c'è scritto da nessuna parte che necessariamente la dobbiamo fare. Secondo me la dobbiamo fare perché la lettura, proprio per la complessità del libro, consente alle persone di sviluppare competenze, capacità e così via, e quindi è un tipo di pratica educativa per i più giovani e per quelli diversamente giovani, è un modo per mantenere sveglio il cervello. Quindi da questo punto di vista, se l'universo diventa sempre più un universo digitale, una delle sfide è quello di dare complessità anche al digitale. Allora, non abbiamo applaudito nessuno, facciamo però un applauso a tutti e quattro. Allora, anche il professor Sedimi ha messo in luce delle cose importanti, nel solito comunque sotto quelle sottolineature, delle righine sotto le parole chiave, altre forme di lettura molto importanti da esplorare, come dire, un tentativo che quasi fa un po' fase, ci vorrebbe, noi avremmo bisogno di avere Fibonacci, di capire, e anche il rapporto con le tue stili di vita, credo che sia molto interessante, a parte sullo sfondo questo grande disegno fra il digitale, il non digitale, la carta, il bit, eccetera. Un passaggio che però forse mi ha colpito di più è questo suo innamoramento e relazione sulla costruzione del nostro, diciamo personalizzata, del nostro corredo culturale quotidiano, no? Del nostro conto di informazione. Cassan sta in già 10 anni fa in un libro che si chiamava Republic.com parlava del daily me, cioè del quotidiano costruito da me, andando a cuore, tra l'altro ravvisandoci anche dei rischi non indifferenti per il modello democratico, perché manca il confronto con diverso da te, con una spesa, eccetera. Questo discorso della, però dello streaming, della ricostruzione da solo, delle narrazioni che vogliamo sentire, naturalmente mi preoccupa per l'aspetto di sparizione dell'intermediazione, che è un problema generalizzato, come dire, individuente, in particolare l'assenza della sparizione dell'intermediatore sulla lettura significa un problema per le biblioteche che hanno da sempre quel problema, no? Non solo quello ma anche quello, cioè mi sfida a pensare come potrebbe evolvere, come necessariamente evolvono gli stili di lettura. Bene, smetto di parlottare e chiedo invece se, come spero, siamo ragazzi timidi. Ci sono delle domande, direi che gli stimoli, come avete sentito, durante tutte queste 2 ore quasi non sono mancati. Prego. Rompete il ghiaccio. Eccolo. Ci rompiamo. No, come dire qua, le tocchiamo il microfono, faccio il balletto. Ah, ce l'ha. C'è già un balletto. No, non c'è la balletta, non c'è il microfono. C'è bisogno del balletto? Eh sì. Sono Maria Alessandra Volta. No, la cosa che volevo in realtà, che non è stata toccata, può sembrare banale, ma secondo me è fondamentale, è il discorso della scuola. Nel senso che io ho letto tutta la vita perché mio padre comprava 4 libri alla settimana, non so, mi ha dato a 7 anni da leggere l'Lessico familiare, e ho potuto fare il liceo classico 4 anni perché avevo già letto tutto per i fatti miei. Io ne sono vissuta di rendita e adesso ho la sindrome di Monticcia, cioè compro i libri e non li leggo, però devo comprarli e devo possedere. Se no la scuola è l'alternativa, se tu non vieni da una famiglia, perché il problema è che la lettura diventa una passione, non solo ti insegna a scrivere, ti insegna a leggere, ma tu quello fai il bambino perché in realtà non sei nessuno. Ma io non riesco a capire perché parliamo tanto di no, nessuno. Il problema è vero, è stata sfasciata la scuola italiana, cioè l'elementare. Italiane erano proprio le migliori al mondo. Adesso penso che uno finisca all'elementare e stia a livello dell'asilo, cioè non c'è più nessuna preparazione e nessuno stimolo a leggere i libri, perché prima dimenticavano anche se tu non venivi da una famiglia molto a leggere i libri. Io credo che sia tutto quanto, perché lo sfascio dalla scuola più che altro. È dalla scuola che parte la lettura e l'interesse del film. Grazie.
una domanda del corpo proprio in particolare, ce la giochiamo. La prima Ferrari è seconda battuta al professore. Va bene. Sì, certamente è vero. Però è una verità che rimanda quel problema da un'altra parte, cioè non è qui e là, non si può risolvere il problema del tour, non risolvere il problema della scuola, prima di quello della scuola per risolvere il problema del fisco, prima di quello del fisco e via così. Io starei la scuola ha fatto molto in passato, non solo ha creato, contribuito a creare una casa di vita in Italia, ma l'ultima grande vera riforma scolastica che è stata fatta in Italia, che è stata l'introduzione della media unica, a 1962, che ricordava Giovanni, è quella che in pratica ha avuto come correlato la nascita delle colonne economiche, del debito. L'italiano è nato perché è nata la media unica. Media unica ha creato un pubblico di lettori che erano in grado di leggere quello che erano sicuramente. Io adesso devo dire la verità, tale è, in questo che speriamo ragione, la confusione sulla scuola, che io non so neanche fin dove arriva l'obbligo. Dove arriva l'obbligo? A 18, credo proprio. Ma dove arriva l'obbligo scolastico in questo paese? Sì, siamo qui, diamo il numero dell'8, cioè il calcio di per sé è significativo di come siamo messi. 14. Adesso addirittura scendiamo, se andiamo avanti mi fermerei perché se non scendiamo ulteriormente. Quindi, questo è il... Io non ho esperienza oggi di come è il mondo scolastico, ho dei nipotini che vanno a una delle elementari e una delle scuole materne, devo dire che sono ottime. Le elementari e le scuole materne sono ottime. Ho un'esperienza, l'ho avuta diretta per molto tempo, adesso sono la diretta di università e mi sembra che l'università sia nel suo insieme pessima, devo dire quello che penso. Altro sulla scuola non so, non so neanche come si potrebbe intervenire, forse Giovanni, che è molto più esperto di me, potrebbe dire qualche cosa, no? No, diciamo, su come intervenire effettivamente non saprei. Una cosa giustissima, diciamo, la scuola può avere una funzione di riequilibrio rispetto alle condizioni di origine ed ha avuto in passato proprio questa funzione di superamento delle disuguaglianze. Ha perso questa funzione in parte perché la scuola è il sistema pubblico dell'istruzione, è stato smantellato almeno in parte, ma un po' perché il paese non è stato capace di valorizzare e assorbire quello che poi la scuola produceva. E noi ci lamentiamo del fatto che, per esempio, i nostri laureati non trovino lavoro, ogni tanto qualcuno avanza l'ipotesi che non trovino lavoro perché non sanno quello che dovrebbero sapere. E la situazione però è leggermente diversa, perché ne abbiamo una percentuale di laureati diplomati tra le più basse d'Europa e al tempo stesso, pur essendo molto pochi i nostri laureati, li esportiamo, ma non perché li esportiamo verso i paesi più deboli dei nostri, che si accontentano, li esportiamo di solito verso i paesi più forti del nostro. Se i nostri ingegneri non fossero bravi, allora le nostre aziende andrebbero a prendersi gli ingegneri inglesi e tedeschi, mentre invece non vedo tanta importazione di manodopera qualificata. Quindi credo che il nostro sistema industriale, produttivo, non sia in grado di assorbire personale qualificato. Questo è uno dei motivi per cui poi la scuola anche è andata peggiorando, la scuola e l'università.
rispetto alla lettura in particolare, la scuola secondo me deve uscire da una contraddizione. Non è credibile la scuola quando dice ai ragazzi che leggere è importante, se poi non trova il tempo per la lettura. Perché il ragazzo giustamente si pone, ma se la lettura è importante, mi spiegate per quale motivo non c'è una biblioteca scolastica nella mia scuola, non c'è nessuno che se ne occupa, mi spiegate per quale motivo non dedichiamo neanche un'ora al mese alla settimana a leggere in classe, io devo leggere durante le vacanze di Pasqua, di Natale, d'estate. Allora è evidente che è soltanto una litania che viene ripetuta ai ragazzi, ma che non è assolutamente credibile, perché le cose importanti invece la scuola poi cerca di fare, la matematica è importante e cerca di insegnare, la storia è importante e cerca di insegnare, si trova il tempo per fare la matematica, per fare la storia, per fare l'educazione fisica, non si trova il tempo per leggere, quindi secondo me andrebbe proprio modificato il modo di proporre la lettura a scuola. Grazie. Un altro? Posso fare anche senza? No, funziona, siamo d'accordo, ci chiamo. Buonasera, io vengo dal sud e sono venuta a Bologna, in Emilia Romagna, perché c'era una biblioteca e io volevo lavorare in biblioteca. Al sud biblioteche non ce ne sono. Direi che nelle cose che avete detto ci sono diversi elementi di continuità relativamente al fatto che la lettura, in prima battuta, dovrebbe essere un piacere e non un obbligo. E parto da quello che aveva detto Donati in introduzione, l'immagine della persona che entra in biblioteca non per curare un bisogno, ma per accrescere un bisogno. Se non si sa che la cioccolata è buona, non viene voglia di cioccolata. Se non si pensa al libro come una cosa piacevole e bella, non viene voglia di leggere. Passando al discorso della scuola, la scuola in questo momento non sta livellando delle diseguaglianze, le sta creando, perché in una città come Bologna, con una forte presenza di immigrati, c'è chi sceglie la scuola in base a quella che hanno immigrati, perché dove ci sono gli immigrati ci sono più problemi e la scuola con meno immigrati è più prestigiosa, io e mio figlio lo mando lì. Quindi la scuola in questo momento non livella, non aiuta. A quel punto che cosa può aiutare? A me viene in mente solo la biblioteca. Perché la biblioteca non seleziona l'ingresso, chi deve entrare e chi no. Non sceglie tu che sei bianco o tu che vieni da una famiglia alta. Siamo, non giudica. Ma se al sud non ci sono biblioteche, i ragazzi come fanno a scoprire la lettura? Allora, venendo al discorso sul centro del libro e la lettura e al fatto di dire togliamo i soldi al nord e diamoli tutti al sud, non vorrei che poi il nord rimane perdesse i livelli da paese di Bengodi che abbiamo, tipo Emilia Romagna o Lombardia, quindi non arriverei a questo livello, però forse c'è bisogno di un piano Marshall per il sud sulle biblioteche. Allora, là dove le amministrazioni locali considerano le biblioteche zero, il nulla, quindi possono essere chiuse, possono essere lasciate in mano a gente che fino al giorno prima si è occupato dei servizi cimiteriali, che non sa neanche come si sceglie un libro o perché proporre la lettura anche alle scuole laddove non ci sono biblioteche scolastiche, è un problema di amministratori. Allora, fermo restando che le biblioteche comunali sono competenza degli enti locali, forse il Ministero dei Beni Culturali potrebbe attuare delle politiche straordinarie per costruire una base solida nelle zone che sono più carenti di strutture bibliotecarie per dare un po' l'abbrivio, perché poi una volta che la biblioteca c'è è difficile chiuderla, perché la gente ci si affeziona a quel servizio. Le biblioteche di Bologna sono il servizio più apprezzato della città in base all'analisi che era stata fatta alcuni anni fa. Nessuno si sognerebbe di chiudere una biblioteca comunale a Bologna, c'è una sollevazione generale anche se non viene usata. Al sud si possono chiudere tranquillamente perché tanto non servono, nessuno le usa. Quindi secondo me
bisognerebbe un po' cercare di curare in prima battuta proprio il sistema bibliotecario del Sud Italia, che è assolutamente carente. Scusate. Sì. A voi due, a voi due, le nostre cose. Intanto rispondi un attimo, approfittare di questa domanda per anche fare alcune riflessioni. La questione del sud e del nord. Allora, una battuta direi, ognuno c'ha il suo sud, ma ogni città ha il suo sud. Quindi esiste un problema, che è quello sicuramente territoriale, vastissimo, cioè proprio numericamente preponderante. Però io parto da un'esperienza che stiamo facendo con il Forum del Libro da un anno, due altri tre, con Save the Children. Ma noi interveniamo, il progetto interviene in tre quartieri difficili, uno è Marghera, l'altro è Chiaiano e l'altro, nonostante un nome bellissimo, Latte Dolce, Sassari. E devo dire che ovviamente la situazione è molto diversa, però esiste un filo rosso, che è quello dell'assoluta povertà educativa. Allora, questo discorso della povertà educativa, se noi lo vogliamo affrontare dal nostro punto di vista, dal punto di vista della lettura, intanto dobbiamo cercare di essere abbastanza umili da capire che quello che a noi interessa è solo un pezzo di tutto il problema. Perché povertà educativa non vuol dire solo che non hai accesso al libro, ma che non hai accesso al cinema, al teatro, allo sport, al tempo libero. Stiamo parlando di intere comunità, di soprattutto ragazzi, che appunto non hanno queste possibilità. Tra l'altro faccio una piccola parentesi, abbiamo rilevato che stranamente nei progetti di contro la dispersione scolastica finanziati dalla Fondazione per il Sud, dalla Fondazione con i bambini, eccetera, parecchi fondi, il problema della lettura non c'era, cioè la questione della lettura non c'era. Vabbè, finito questo, però il discorso è quello di integrare questo discorso con tutto il resto. Da una parte. Poi abbiamo rilevato anche un'altra cosa, cioè che la scuola in queste situazioni è assolutamente l'avamposto degli uomini perduti, cioè la scuola è l'unico baluardo che però non ce la fa, no? Non ce la fa, perché il discorso che coinvolge i ragazzi non li coinvolge ovviamente soltanto nel momento in cui frequentano la scuola, ma coinvolge le famiglie. Stiamo parlando di bambini e di genitori che non esistono oppure che sono in situazioni molto precarie, eccetera. Quindi un altro elemento che tra l'altro che dovremmo studiare secondo me perché è importante, che si sta facendo strada, è quello della comunità educante, che sostanzialmente è una sorta di patto per la lettura però allargato, cioè non solo per la lettura, la scuola, le famiglie, i luoghi, dentro e fuori dalla scuola, tutti vengono chiamati, perché poi questo è la chiave forse, tutti vengono chiamati a dare il proprio contributo perché ci sia questa uscita da... E poi gli effetti sono dispersione scolastica, ovviamente il primo effetto è quello della dispersione scolastica, ma anche proprio povertà educativa nel senso di non avere strumenti per comprendere se stessi, il proprio destino, impostare la propria vita, capire quello che sta succedendo, eccetera. Quindi è vero, questa situazione indubbiamente al sud è molto, molto più radicata, però è giusto, non è tanto giusto parlare di periferie, però insomma il discorso è un po' questo, esistono dappertutto, nel nostro paese ne esistono molte. Ecco, forse, tornando alle politiche, no? Sono anch'io d'accordo, bisogna fare delle scelte drastiche, cioè non si può fare tutto, però sicuramente quello, uno o due punti, intervenire in queste situazioni, secondo me sarebbe la cosa fondamentale. Allora, il problema delle politiche, delle scelte pubbliche
secondo me quello è direttamente collegato con le risorse disponibili. Se non hai risorse disponibili per il discorso delle biblioteche a sud, no? Se non hai risorse disponibili per sostenere il sistema bibliotecario nazionale, no? Diciamo in grosso modo, e hai poche risorse, la scelta la devi fare. Come farla è problematico. Cioè, noi ci siamo trovati di fronte a questo problema con il progetto 06, il progetto di promozione della lettura d'età prescolare, dove la mia proposta, che non è passata, era quella di andare a lavorare nelle zone d'Italia dove non c'era l'esperienza educativa per leggere, c'è da 10 anni e c'è quasi in tutta Italia. Però ci sono delle zone dove ancora non è arrivata l'esperienza e mi hanno fatto proprio un prospetto. Questa soluzione è stata bocciata e per motivi di opportunità, perché proprio il discorso di perché penalizzare chi già fa per la lettura e andare a premiare chi non fa. Ora chi non fa è l'amministrazione, io ragiono in questo senso, chi non fa è l'amministrazione, non sono né le biblioteche né le scuole, perché vi posso dire che sempre della nostra esperienza la visione più entusiastica al progetto Libriamoci è data dalle scuole della campagna in giù, dove tutti gli insegnanti aderiscono entusiasticamente sperando di, anche senza avere più, perché noi non diamo soldi, chiediamo solo di fare qualcosa. Già il fatto di essere coinvolti dal Ministero per loro è importante e si sentono riconosciuti, per cui c'è anche una fame, una ricerca di aiuto nelle regioni del sud. Detto questo, io credo che i tempi però ci stiano un po' superando, perché i dati della lettura sono questi: il sud è sotto la metà del nord, insomma è meno della metà, il nord è a livello di Nord Europa, il sud è a livello di Centro Europa, molto alto, sì, quello 80%, sì. E poi sono pochi, ma il sud è a livello, però il discorso che ha fatto Giovanni ci dà delle indicazioni. La Sardegna è povera, la Sardegna è una regione considerata, perché poi ci sono le statistiche che dicono quali sono le regioni del sud e noi per il programma 06 abbiamo dovuto inserire la Sardegna, pur non avendo i dati disastrati che fa il sud. Nelle biblioteche, allora, quello che fa la differenza, e mi sembra che l'AIDA si sta impegnando anche in questa direzione, è una politica sulle biblioteche, che da un posto l'infrastruttura, oltre alla scuola e alla biblioteca, ma mentre la scuola ha una finalità di formazione, in cui devi andare a far passare, ripeto, noi abbiamo fatto proprio un programma apposta per sensibilizzare gli insegnanti sull'educazione alla lettura, nelle varie ambiti disciplinari, perché la lettura non è soltanto la lettura di letteratura, mettiamoci anche questo, perché in tutti gli ambiti disciplinari si può e si deve promuovere la lettura. Ci deve essere una sensibilità degli insegnanti, perché la scuola non lo fa questo. Sulle biblioteche invece sarebbe più facile. Sarebbe più facile, perché la vocazione della biblioteca è quella di promuovere la lettura e di attirare i lettori e di mettere a disposizione i libri. Certamente qui sono da implementare, da sostenere le politiche pubbliche, forse con un piano Marshall si parlava, forse con Fondazione con il Sud. Noi stiamo trattando con Fondazione con il Sud per fare un bando riservato alle biblioteche del Sud. Non so se riusciremo a uscirne, non lo so, perché abbiamo enormi difficoltà di allineare l'intervento privato all'intervento pubblico. Le gabbie sono difficili ed è difficile, però io non ci ho ancora rinunciato, passeremo da uno stanziamento di 500.000 a uno di 1 milione di euro. E la differenza c'è, le politiche nascono qui, noi vogliamo solo ampliare i servizi, perché non è che esistono ma magari non sono aperte. Sono aperte 2 ore al giorno, oppure non hanno il personale, quindi quello è il
non conosco benissimo. La Spagna ha tutti i difetti culturali di cui parlava Ferrari, cioè la controriforma, il libro proibito, tutti gli elementi, diciamo. Avevano loro, però non leggevano. In Spagna non leggevano. Cosa hanno fatto? Hanno fatto una politica pubblica. Ci hanno messo soldi, ma sulle infrastrutture, perché mettere i soldi sulla promozione della lettura, io adesso lo dico praticamente, se mi licenzio non succede niente, ma comunque non faccio la pensione, lo posso dire, la promozione della lettura è un elemento che senza l'infrastruttura serve a poco. Fatto sta che quando abbiamo tentato di fare il piano nazionale di promozione della lettura, le infrastrutture sono due, la biblioteca e la scuola, c'è poco da fare e lì possiamo lavorare come, e sulle biblioteche più ancora che sulla scuola. Detto questo, volevo aggiungere che i tempi ci stanno superando, perché quella differenza culturale che c'era tra le famiglie con tanti libri, con le famiglie di una certa classe sociale, sta un po' perdendo, cioè l'attenzione alla lettura anche da parte di famiglie borghesi che avevano i libri, ormai non c'è più. E quindi c'è anche un problema di cercare di essere collegati ai tempi che cambiano, perché oggi purtroppo prima la lettura era un valore di crescita sociale sostanzialmente, oggi non lo è più, e questo è un rischio enorme, perché per promuovere la lettura devi avere una leva, perché la lettura è un piacere solo dopo che hai faticato tanto per imparare a leggere e per diventare un lettore, perché io non credo che si diventi lettori leggendo un libro innamorato, lo dico sinceramente, credo che sia un processo lungo dove devi essere aiutato e dove arrivi al piacere della lettura, altrimenti non ci arriverai mai. Io sono totalmente d'accordo con Fabio, non è la prima, ma sarà l'ultima volta, soprattutto su questo punto. Una delle cose peggiori della retorica della lettura, perché esiste anche la retorica della lettura, oltre a tutto il resto, è che leggere sia bello, piacevole, facile, allegro di per sé. Allora, leggere è faticoso, molto faticoso in termini misurabili. Neurologicamente la lettura è un processo che brucia energie cerebrali più di un'altra cosa. Non confondiamo la lettura che è un'attività con altre cose che sono una passività. Ascoltare la musica è una passività, guardare un film è una passività, assistere a uno spettacolo, sono tutte cose passive. Tant'è che io posso anche cadere in mezzo addormentato per 5 minuti e poi riattacco. La lettura è un'attività molto faticosa e molto dispendiosa. Secondo, non nascondiamoci che, vogliamo essere generosi, metà dei libri fanno schifo. Cioè, di che parliamo? Non è che i libri sono santi, eh? Non è che appartengono a una speciale provincia della santità. I libri sono brutti, spesso anche cattivi, ma insomma, sono come gli esseri umani. Esattamente come gli uomini. Tutto, non bisogna, soprattutto nel rapporto con i ragazzi, nascondere queste cose, vendergli come facile e immediata una cosa che non lo è. Bisogna anzi fare l'educazione opposta, cioè dire guarda che questo è un percorso difficile che ti permette di entrare in un altro mondo, un mondo diverso, che è completamente diverso da quello che vediamo e che potrà diventare il tuo. Bisogna farlo. Per questo io sono vivacemente a favore delle biblioteche contro la scuola. Questa è la mia ferma opinione, non perché non mi rendo benissimo conto di che cosa vuol dire, ma noi dobbiamo collegare le biblioteche, a me spiace perché molti dei bibliotecari che ho conosciuto non hanno fatto non corrispondevano a questa modalità. Cioè, molti bibliotecari, abbiate pazienza, no? Sembrano dei secondini delle carceri. Questa è la realtà, voglio dire. Invece bisogna spiegare che questo è un mondo di libertà. Cioè, la differenza tra la biblioteca e la scuola
è che la biblioteca è un luogo libero, mentre la scuola no. E questa è la cosa basilare e fondamentale. Questo va spiegato ai ragazzini. Oltre che spiegare ai ragazzini, bisogna dargli la loro. Che si può spiegare. Deve esserci questo spazio qui. Le cose, quando io vi dicevo esageravo, quindi dicevo togliere tutti i soldi al nord e dare tutti i soldi al sud, ovviamente, è come indirizzo strategico. E su questo io non recedo di un millimetro. Cioè l'Italia ha questo problema. Non sono d'accordo tanto con l'amico qui, perché le periferie sono un po', le periferie ci sono dovunque. Ci sono Hong Kong, a Pechino, a San Francisco, io dovunque. Non c'entrano con il nostro problema. Il nostro problema è che l'Italia divide in due pezzi totalmente diversi. Quello che diceva Giovanni prima. E allora, non dico mica di togliere tutto, poi tanto non c'è tutto tanto da togliere. Insomma, togliere tutto al nord, però l'orientamento strategico deve essere quello del sud. Le biblioteche del sud non sono chiuse, non ci sono, non è vero che ci sono ovunque. Ci sono le vecchie biblioteche borboniche, per usare i termini giusti, provinciali, come era nella struttura dello Stato borbonico. Ma se andate in grandi centri del sud, popolosi, popolosissimi, più popolosi di quelli del nord, non ce n'è neanche una. Non ce n'è neanche una. E il discorso che faceva Giovanni prima sulla Sardegna è assolutamente non solo giusto, ma è proprio emblematico. Un investimento lungo, lento, paziente, cacciando dei soldi tutti gli anni, non tantissimi, perché poi non è che ci vogliono queste cifre enormi, però andando avanti, in 20 anni cambia le cose. Non le cambia in un anno, ma in 20 sì. Allora questa cosa bisogna fare. Io ho dato appena una lettera, scusate, non me ne voglio occupare da questo disegno di legge, che mi sembra una roba, veramente. Non voglio, sono fatti vostri, ve ne occuperete voi, farete di tutto per migliorarlo, però aria fritta, aria fritta. Quindi bisogna dire delle cose semplici e chiare. Una struttura di biblioteche, soprattutto orientata ai giovani, e soprattutto orientata, principalmente orientata al sud, ai giovani del sud, questo è quello che noi abbiamo. Punto. Poi tutto il resto lo faremo nel prossimo millennio, quindi comincerà per tre. Vabbè, in attesa di vedere. Ah no, c'è un'altra domanda. Io mi inserisco solamente velocemente su quello che avete detto, per me è bellissimo, sottoscrivo tutto quello che ha detto la collega della collega degli Ranci, visto che siamo in precari, si è parlato molto di infrastrutture, bellissimo, si è parlato molto, va benissimo, però per me rimane il chi. Cioè, e quindi il ruolo del. E le bibliotecari, scusatemi la malinformazione perché fondamentalmente siamo quasi tutte donne, poi io sono della biblioteca delle donne quindi ancora di più sottolineo questa parte, però appunto il ruolo, cioè avete detto che le biblioteche sono dei luoghi liberi, è vero, il piacere della lettura deve essere trasmesso, ci deve essere una capacità di saperlo fare e questa capacità purtroppo nella professione bibliotecaria non è stata rimasta laterale, non c'è una formazione adeguata, non c'è, addirittura adesso bisognerebbe essere delle mediatrici, dei mediatori culturali, dei facilitatori, dei veri agenti del cambiamento, soprattutto pensare alle biblioteche di quartiere che lavorano su dei territori anche abbastanza faticosi. Ecco, questo ruolo delle bibliotecarie e dei bibliotecari che devono proprio promuovere quello che c'è dentro, perché puoi avere tantissimi libri, appunto, e i libri sono spesso. Ci sono, ma non sono utilizzati. E l'altra cosa per esempio che abbiamo è che appunto non c'è questa capacità, cioè viviamo ancora di un grandissimo, purtroppo, stereotipo che il bibliotecario non fa niente. D'altronde però per tantissimi anni dentro le bibliotecari, cioè le biblioteche sono state messe delle persone che non erano assolutamente dei professionisti, perché erano i luoghi soprattutto dove si mettevano le persone che davano meno problemi. Quindi tutto questo insieme di cose, io credo che ci sia necessario anche fare un grande investimento sui chi, cioè chi sta dentro poi in queste strutture e che deve portare fuori e far conoscerle e portare fuori tutto quello che è appunto il patrimonio e tutto quello che abbiamo dentro. Grazie. No,
è ovvio che in una struttura che eroga servizi la differenza è data da chi eroga il servizio, no? Cioè la differenza ormai le materie prime, le pubblicazioni eccetera, la gente può procurarsela anche in altri modi. La differenza è nella qualità del servizio erogato e quindi nella competenza, nella qualificazione di chi eroga il servizio. Il riconoscimento di questo comporterebbe investimenti. Teniamo conto del fatto che gli investimenti in risorse umane sono più costosi e quindi uno dei motivi per cui in Italia si tende a tagliare sul personale è questo, diciamo. Tutto sommato i soldi per costruire una biblioteca si trovano, perché dopo poi un terremoto capita e allora ci sono anche i soldi poi per costruire. Poi il problema per tenerla aperta tutti i giorni ci vuole la persona che ci lavora e quindi. Grazie. Allora, non ci sono altre domande perché bisogna andare a fumare, quindi adesso chiudiamo questa serata, mi sembra che sia elegante anche a questo punto, le sette, mi sembra che sia giusto. E, no, ci sono altre domande? No, ci sono altre domande. Ci prendo atto del fatto che ci sono altre domande. E, grazie, io esco comunque molto più, un po' più preoccupato, forse no, però molto più, diciamo, informato e consapevole di prima, quindi ringrazio per decidere questa occasione. Posso fare un piccolo spot personale? Stasera, a pochi metri da qui, Piazza Verdi, Biblioteca in Piazza, c'è uno spettacolo con Neri Marcore che gioca col dizionario, è un altro modo di interpretare le biblioteche, quindi non c'è da fare.